Questi sono tutti gli strumenti chirurgici che noi utilizziamo qua in Moldavia. Sono strumenti della Coricama Maniago Italia. Al nostro policlinico vengono utilizzati solamente strumenti che arrivano dall'Italia, dall'Europa, non c'è roba cinese o queste cose che si dicono in giro in televisione. Altra cosa importante, le assistenti medicali qua non sono semplici assistenti, ma sono infermiere, dottoresse infermiere. Quanti anni studiate voi? 5 5 anni. In Italia non c'è bisogno di laurearsi per fare assistente medicale. Cioè, tu fai un corsetto, per esempio, di assistente odontoiatrica senza laurea e puoi usare questi strumenti. Secondo voi è corretto? No, per niente. Non è solo conoscere gli strumenti, ma conoscere tutto il protocollo di detersione, di sterilizzazione, protocollo di sicurezza, di lavoro attorno a fianco a un chirurgo. Il dentista è comunque un chirurgo, non è un maniscalco. È conoscere tutte le procedure del campo sterile 1, campo sterile 2, campo sterile 3, come bisogna muoversi nell'area chirurgica. Non sono cose che si imparano così a un corsettino di qualche mese. Bisogna studiare, conoscere le infezioni crociate, il rischio delle infezioni crociate, come va adibita una sala chirurgica e una sala sterilizzazione. Noi abbiamo qua dentro, per esempio, tutti i kit di filtraggio dell'aria, di purificazione dell'acqua, tutti questi strumenti ora vengono lasciati per 10 ore. Chiaramente, questi sono poi, che ne so, il DUR. Questi qua sono gli strumenti da disinfezione che noi usiamo per sterilizzare gli strumenti. Questo viene dalla Germania, per esempio. Quanto costa questo? 50 euro costa questo e arriva direttamente dalla Germania. L'area sterilizzazione è un po' come la cucina di un ristorante. Questo, per esempio, invece è un kit che viene utilizzato per si chiama Le Curette. Questo è un kit che viene utilizzato quando un paziente ha la piorrea. Ricordo che il 90% dei pazienti che curiamo noi sono pazienti malati di piorrea. Strumenti in quantità, sia per le prime visite, sia per lavorare con la chirurgia. Abbiamo un'altra chicca, due sale chirurgiche al nostro policlinico. Questa è la sala sterilizzazione del Dipartimento di Chirurgia Avanzata. Abbiamo due aree al nostro policlinico, una prima area dove facciamo gli interventi di grado intermedio e poi abbiamo quest'area separata, tutta sterile, e anche la sala chirurgica là dietro dove facciamo gli interventi di grado complesso. Quando si opera qua tutto viene sigillato. E non si può accedere a quest'area quando siamo in intervento. Il massimo che si può fare è guardare il proprio caro, da dietro questo vetro oppure parlare con l'equipe, con i dottori, da dietro questo vetro. Poi qua di fianco abbiamo la sala degenza. Dopo l'intervento uno si può rilassare, riposare. Ecco qua. Il nostro dottor Andrei che sta lavorando. Un saluto qua dalla Moldavia e se avete delle domande basta chiedere. Vi saluta anche il dottor Vadim, ve lo faccio vedere. Questa è la nostra sala conferenze dove qua prepariamo, vedete, stiamo preparando tutto lo schema degli interventi di oggi. Facciamo le riunioni con i medici prima degli interventi. Vi faccio vedere invece l'altra area del policlinico. Questa qui è l'area invece dove facciamo gli interventi routinari, quelli di tutti i giorni, che sono più semplici. La nostra assistente personale. E qua abbiamo l'altra sala chirurgica, invece dedicata a questa sezione del policlinico. Un saluto da dottor Palmas, io ora vado in laboratorio perché stiamo preparando diversi casi. Oggi di Pecton, che è il materiale nuovo polimero che viene utilizzato per fare le riabilitazioni complete, e il professor Ion. Professor Ion si occupa, salve, di tutto il nostro dipartimento odontotecnico.
Questo è il Pecton, per esempio, che troverete nella pagina del sito web dedicata al Pecton, l'ultimo polimero, e stiamo ora preparando dei video formativi per una conferenza che ci ha il professore qua il prossimo mese. Siamo uno dei pochi centri in Moldavia che sta facendo veramente in assoluto i lavori più avanzati sulle riabilitazioni complete della bocca. Un saluto, a presto.